Eccoci di nuovo in studio. Allora, facciamo una piccola parentesi. Gigi, che ha combinato Cosenza? Se c'è gusto a dirlo a me. Certo, sei informato? Beh, allora, A parte non fare l'amichevole più con noi. a parte non fare l'amichevole, quello vabbè, pazienza, Vabbè, ce ne siamo faremo una rimasti ragione. male. No, sembra che ci siano delle irregolarità nei pagamenti di aprile e Come sembra, Gigi? maggio. Sta il deferimento dalla Sto cercando di federazione? essere diplomatico. Ah, c'è una No, voglio zanzara. dire, è sempre un No, argomento sennò sembra scivoloso, una no? voce, no, ci sta il deferimento ufficiale. Sì, Dimmelo quindi. tu, che questo sta a fare un dai. No, ci sono delle irregolarità dei pagamenti, abbiamo detto, adesso poi io no, diciamo, siccome c'è un deferimento, però ancora non c'è il giudizio, Marco, no? mi spieghi meglio, Sono per stati favore. deferiti perché loro maggio, aprile e maggio non hanno pagato le ritenute IRPEF e INPS e in sede di iscrizione hanno dichiarato però di aver Ecco. pagato tutto, Quindi quindi dichiarazione dichiarazione mendace. mendace. Quindi sono stati deferiti, adesso prenderanno dei punti, non so che succederà, certamente non è che li buttano fuori, però Però andando sono questa salvati. è una cosa grave, Così siamo capito? buoni tutti, verrebbe da dire. A noi non bastava Irrati che ci ha rovinato quel fallo di Cesare, dopo continuiamo a subire, già c'eravamo la società traballante, abbiamo subito di cotte e di crude fino alla fine e anche dopo continuiamo a subire ingiustizie, però Ecco, purtroppo questa è la così è. cosa che dobbiamo sottolineare, che a Così me io è. ce l'ho ancora sulla punta della lingua dalla fine del campionato. La Ternana può anche aver meritato di perdere. Allora, intanto diciamo una cosa, nel play-out il Bari ha meritato, no? Giocato meglio di noi tre Sì, ma tempi. il 34esimo del primo tempo la partita doveva finire, perché Di Cesare doveva essere espulso. Beh, insomma, E su come questo andava? Marco io non so tanto. E Io parlo come invece di altri torti subiti durante il campionato, gravi, gravi, e la Ternana non ha mai detto una parola. È no? successo allo Spezia. In una partita che è stato gravemente danneggiato, non mi ricordo con chi, ma tu hai capito a che Sì, partita quel mi fallo di riferisco, mano, sì. mancavano 4-5 partite, era la stessa giornata in cui la Ternana è stata danneggiata clamorosamente a Brescia. Lo Spezia ha fatto giustamente, giustamente, il diavolo a 4, guarda caso si è salvato di un punto rispetto alla Ternana, ma io non sto condannando lo Spezia, sto dicendo che nel calcio bisogna saper fare e saper dire le cose giuste e non fare sempre i signori. La Ternana ha subito contro il Südtirol in casa un calcio di rigore. Io da quando seguo la Ternana non ho mai visto una cosa del genere. Mi ricordo che nel 74, ci stavo pensando l'altro giorno, subimmo un calcio di rigore con la Lazio dopo che vincevamo 1-0, che era una partita in Serie A con la Lazio lanciata, e il rigore c'era, io l'ho rivisto 100 volte su Garlaschelli. Successe un casino, Vabbè, altro ci calcio. furono incidenti per almeno 3 o 4 ore su un calcio di rigore netto, netto, non diciamo netto. Era discutibile, insomma, ci stava. Col Südtirol ci è stato assegnato un calcio di rigore che, visto su 100 campionati nel mondo, è palla piena. E intervento da applausi. E quei 2 punti ci costano cari, ci costano carissimi. Allora io dico, la Ternana, però, che alla fine, no, per carità, si è comportata in modo signorile ed elegante, però l'ha pagato cari questi episodi. Io parlo del Südtirol, che è il più clamoroso. Ah, perché lo hai subito a Brescia? Appunto. Poi dopo, adesso tu mi ci hai fatto ripensare parlando di questa cosa. Nel calcio però purtroppo, purtroppo ci vogliono dirigenti che nel momento giusto dicono quello che devono dire, ma cose gravi, tipo ritiro la squadra dal campionato, perché tanto è così, se tu fai il professore a scuola, faccio un esempio, o se fai una, se tu c'hai uno studente che ti rompe le scatole 100 volte, alla fine occhio di riguardo ce l'hai perché hai paura che ti rompe le scatole, e così è la Ternana, è così è nel calcio, la Ternana si è fatta rubare il campionato, ma senza che ci siano volontà o complotti. Il problema è che ha subito torti clamorosi e non ha detto una parola. Poi adesso stiamo a parlare di una squadra in netta difficoltà, perché siamo stati in netta difficoltà. Secondo me in Serie B tante di queste difficoltà non l'avremmo avute. Sicuramente non avremmo avuto una società ricca, ma intanto ci saremmo tenuti una serie di ragazzi in prestito, avremmo No, avuto altri ragazzi in prestito. tutto un altro Oh. discorso. E siamo retrocessi di un punto. Tutto questo non per dire che abbiamo fatto grandi cose, però dico che io rimprovero a questa società, al di là del fatto che a gennaio, secondo me, un piccolo sforzo economico si poteva comunque fare. No, l'abbiamo fatto a perdere. Vabbè, Abbi pazienza, appunto. perché. Oltre a questo, rimprovero alla società il fatto che per tenersi la Serie B doveva lottare con le unghie e con i denti, con le scorrettezze e tutto. E non ci saremmo trovati in questa situazione, perché adesso, scusate se dico una cosa scontata, abbiate pazienza, tornare su dalla Serie C, specialmente nella situazione in cui siamo noi. È una impresa difficilissima, è un imbuto, lo sapete tutti. Scusate No, perché poi la divagazione, che c'entrava magari ci sono poco. tante chiavi di lettura, tante cose su cui recriminare, ma il peccato originale
è, mio personale punto di vista, una proprietà che non ha i mezzi, non aveva per fare la B, fatica per fare la C. Cioè, io vorrei capire la mission di questa persona, quando ha preso la Ternana, qual era la sua idea, di fare il genio del calcio, spendo niente e faccio i risultati a dispetto della logica, non lo so, a me sfugge, ok? Ho molto chiaro perché Bandecchi ha dovuto vendere, c'è la legge, è ovvio. Non ho per niente chiaro perché questo ha voluto comprare. Magari lui sperava di poter uscire. Sperava. No, nel senso, è mancato un punto, no? Lui dice, se riesco a salvarmi, poi l'anno dopo magari riesco a fare meglio. Ma non lo vedi, non ce l'ha manco per farci. Però in Serie B sarebbe stato diverso. Poi gli sono mancati anche poi, ecco, poi gli aiuti promessi. Poi tante cose non le sappiamo, però magari qualcuno che poteva dargli una mano poi si è volatilizzato. Sta scritto sull'anticipo di bilancio di dicembre, del 31 dicembre, che doveva Scaramuzzino doveva mettere dei soldi, che poi non ha messo, e dopo a gennaio è scoppiato quel putiferio, venduti tutti, regalati, è successo, ricordate, no? Insomma, e io quello dicevo, abbiamo regalato giocatori all'Ascoli, diretta concorrente, giocatore importante come Mantovani, quando gli ha regalato la riserva della primavera. Ma ti sei privato di Diachite. Fortuna che sono arrivati dei ragazzi bravi che ci hanno permesso di lottare fino alla fine. Guarda, ti ha detto anche male. Sì, certo. Sì, ha detto anche male. Perché nonostante tutto, tu stavi, te la stavi cavando, te si sono infortunati. Certo. Sgarbi, Capuano. Cioè, alla fine hai giocato con una difesa che era... è solo da fare, cioè, veramente di grazia chi ha giocato, perché era improponibile in un campionato Serie B, lottato per salvarsi e giocare con quella difesa. Un povero dalle mura, Mangino schierato a braccetto destro, cioè ci voleva anche un po' di umana. Questo l'abbiamo detto, sì, umana pietà. La sfortuna. Poi dopo si è puntato su Bologa, anziché Sorens. Vabbè, dopo ci stanno tutti. Vabbè. Qui se riapriamo il cassetto del campionato. Altre 6 ore di trasmissione. Stanno 6 ore di trasmissione. No, invece io. Allora, faccio una parentesi, la faccio io, vi tolgo da ogni imbarazzo. La settimana scorsa, sia questa emittente che Livia ha dato la notizia di un'offerta giunta alla Ternana tramite PEC. Allora, siccome ero presente quando la fonte ha comunicato questa cosa, io non posso che confermarla. Chiaro? Perché non è che uno s'alza la mattina e mette in giro una voce tanto per. Poi correttamente da, come dire, opinionista, conduttore, che ha mezzo di informazione, dico, è arrivata la smentita del presidente, prendiamo atto e comunichiamo, anche diamo notizie anche della smentita. Ora, le cose sono due: o la nostra fonte ci ha detto una stupidaggine, oppure il presidente Guida non ha piacere di far sapere che arrivano richieste d'offerta per la Ternana. In quel caso sarebbe interessante capire perché non vuole farlo sapere. Questo lo lascio giudicare a voi. Io però metto sempre una puntina di suspense e vi dico, aspettate novembre che ci saranno novità. Va bene, detto questo, neanche sotto tortura vi dico quello che vuol dire questa frase, cercate di unire i puntini da soli, possiamo ritornare a parlare di calcio, perché se no sembra che famo finta. No, qui siamo sempre distinti per... Quando uno ci mette la faccia, che sia io, sia Gigi, Gianni, Livia, chiunque del team, mano sul fuoco su quello che si dice, su questo non transigo. Dopodiché si fa l'informazione più corretta possibile. Allora, Gigino, giochiamo prima l'amichevole. Allora, domani giochiamo, mi pare alle 18:30, non voglio dire sciocchezze perché io non vengo, col fresco. Troppo caldo e non ci sarò. E giochiamo contro l'Olympiacos, che è una squadra insomma, che ha vinto la conference, giocherà anche il giorno dopo con la Roma, quindi suppongo che con noi giocheranno le seconde linee, ma sempre comunque un test probante. Beh, ha vinto la Ternana, finalmente giocherà la conference, che ha vinto sì, la conference. E la primavera ha vinto la Youth League, cioè la Champions League giovanile. Ha vinto la conference con la Fiorentina, no? Sì, sì. Allora, e col Milan la Youth League. Sì, dicevo, è un test probante, fino adesso abbiamo affrontato il San Gemini, no? E la Roma primavera, stavamo vincendo poi alla fine qualche sciocchezza. A proposito dico, quest'anno con Abate mi toccherà discutere, perché io quando vedo certe cose mi viene... la tua ma non se la prende a male. Allora, secondo me è un allenatore molto bravo.
Posso dire, e faccio una parentesi, che a me la ripartenza dal basso, specialmente in alcune categorie, fa ribrezzo? Sì, sì, lo dico anch'io. Senti, io dico una cosa. A me fa ribrezzo. Io ti dico una cosa. Io non riesco a capire per quale motivo si debbano regalare i gol agli avversari. Allora. Come quando si gioca a tennis con due scarsi, invece di rimandare semplicemente la palla di là, si tira forte e si manda fuori. Posso? Tanto quelli sbagliano. No, dico, posso? Te parla, dico. Allora, intanto ho dimostrato che il rapporto benefici malefici della costruzione del basso è in positivo, per cui chi l'ha dimostrato? Le statistiche, se ti vai in positivo, sì, aborro anche le statistiche, aborri tutto e va bene, sta bene, però se tu vai a guardare, ma in che senso i benefici? Perché tu ti ricordi, spiegaci questi benefici, perché tu ti ricordi sempre con molta chiarezza quando da un errore nasce un gol, perché è evidente, è come l'errore del portiere che è più evidente. Mentre tendi a dimenticarti magari l'errore del centrocampista, l'errore dell'attaccante, l'errore è grave. Ma i vantaggi portati da questo, i gol fatti. Quali? Non me ne ricordo uno. Perché non te ne frega un cavolo di ricordarteli. Comunque, questo dice. Detto questo, posto che. Te l'ho detto che tu stai dando qualche sciocchezza. Dato il livello infimo della categoria, io non mi aspetto più malefici che benefici, perché per farla devi essere anche dotato di piedi adatti. Bisogna vedere che squadra c'hai, adatti, no? al trattamento della palla. Mi sembra un po' esagerato. Al trattamento della palla. Io già il fatto che da una difesa a 3 passiamo a una difesa a 4, sono contento con Piripicchio. Ma hai ragione. Io perché tu aborri la costruzione dal basso, io aborro la difesa a 3. Non è la negazione del calcio. Io non è che l'aborro, ma ci sento male a pensare che prendo gol in quella maniera. Ma ci sento male. Con la Roma a 2 ne ha presi. Punto. L'ho visti. Ma ci sento male io. Beh. A pensare che l'avversario ride perché io faccio quella sciocchezza. Come mi sto sentendo male a vedere questi nostri giocatori italiani che devono giocare a due tocchi, perché se più la palla più è dribblo uno, perché è un peccato. No, io sono favorevole, ma ti faccio anche una domanda, no? Fammela, ma se queste cose non le sperimenti in amichevole precampionato, quando le sperimenti? Io ci posso sentire male anche in amichevole, però ma perché tu sei un soggetto particolare, ma insomma queste cose si possono provare in allenamento, no? Ma dopo basta, non si fanno in campionato. Poi magari pigli atto che c'hai quattro scarpari e non vuoi fare la costruzione del basso e cambi, suppongo, no? Se poi attendo ancora di capire quali sono i benefici, con tutto rispetto, l'amicizia che ho verso di te. Bene. Vabbè, tu li sai questi benefici? Beh, ci stanno. Quali sono? Però l'azione, parecchie azioni sono sfociate addirittura con gol. Se gioca al Manchester City, primo, secondo. Certo, in Serie C con possesso palla è tuo, non butti là un pallone e magari lo perdono. No, non sprechi palla. Cioè. Invece se butto la palla avanti, capace che invece può darsi che c'è un rimballo. Ma sul, perché in queste categorie si gioca così. Ma sul può darsi, voglio dire. Certo, in Italia nel 70 giocava con l'angio lungo, la ripartenza dal basso non sarebbe arrivata all'ottavi di finale. Nel 70 erano 54 anni fa, io capisco che sia prossimo la pensione. L'Italia negli ultimi 30 anni sta facendo ridere con la nazionale proprio perché si è messa a fare questi giochetti di rigore. Certo, no, perché siamo una squadra di Pippo. No, per forza. Siamo grossi campioni invece. Gioco a due tocchi. Abbiamo grossi campioni, come dire, frustrati da un gioco a due tocchi, ma cortesia. No, io so, a me quello che dà fastidio è l'ossessione di farlo continuamente. Qualunque cosa, ossessione. È sbagliata, qualunque. Ci sono dei momenti che devi smettere di farlo, perché magari l'avversario ti ha preso le misure, perdi palla continuamente, basta, non si fa. Ma basta una volta. Fai una sostituzione, quel giocatore si trova male in quel momento e non si fa, invece continuano imperterri. Comunque io la aborro. Ecco. Questo era capito. No, beh, sia chiaro, ecco. No, perché se ci prendiamo gol, posso dire che mi ci girano un po' le scatole, come disse Alberto Sordi a Ronne Piperno, no? Posso dire che mi ci... Abbiamo detto amichevole con l'Olympiacos domani, venerdì ore 18:30. Poi dopo giochiamo in Coppa Italia con la Casertana, mi pare che è sabato. Sabato 10. 10 e poi dopo, se passiamo il turno, abbiamo un altro turno di Coppa Italia e poi inizia il campionato il 23 agosto di venerdì, venerdì sera alle 20:30 mi pare, o 20:45, 20:30 mi sa. Mi pare 20:30 col Pescara. Che è subito, già una bella partita, cioè una partita insomma con due società importanti. Poi anche Baldini, Pescara, che già ha fatto rissa i propri giocatori. Blasonare. Baldini che è simpatico tante volte, poi qualche Silvio volta. Silvio Baldini? Sì. È allenatore del Pescara? Sì, sì. Ah, però. Fino adesso sì, poi vedremo. Poi vedremo. Ha fatto un paio di risse con i giocatori. Quindi. No, per me non esagerare. Ha avuto un battibecco con uno. L'hanno fatto a spinte. Sì, stanno immagini. Stasera sono particolarmente diplomatico io. Senti, ma questo Garau rimane?
Beh, farà la riserva. Cavani rimane? Guarda, Cavani non era male, eh. Secondo me ha avuto problemi. Cavani non era male, però. Io me lo ricordo con Catania. Un'involuzione spaventosa, però. A Catania con Rugarelli sembrava un altro giocatore. L'anno scorso a Rimini ha fatto 5 partite. Beh, e poi sparì. Questo è scuola Milan, questo ragazzo. Io me lo ricordo nel playoff con noi. Fece una gran partita. Fece una partita strepitosa. Sì. Poi non si è ripetuto, però. Beh, ha avuto anche degli infortuni, questo. Ma certo, non è che noi puntiamo eventualmente, no, per le posizioni di vertice su Cavani e Garau. Poi ma magari questo, meglio se, insomma, se escono o su Rovai. Abbiamo detto di Rovai su Ciccerelli da una parte. Al momento. Padanè. E Padanè da quell'altra, no? Poi che su Ciccerelli, non è che ha fatto questo gran campionato a Catania. Detto pure Lucarelli ne parla benissimo. Ma ne parla in termini proprio esaltanti. Vediamo. È uno che segna poco, comunque. Insomma, attualmente non abbiamo una batteria, cioè hai due attaccanti, ripeto, noi quando abbiamo fatto l'ultima volta il 4-2-3-1 avevamo i tre trequartisti che erano, insomma, decisivi. Allora, a oggi noi giochiamo con Vitali, Casasola, Bogdan, Capuano, Martella o lo Iacono. Bogdan o lo Iacono, perché lo Iacono forse Bogdan, o Capuano, Martella. Che è letta così, signora. Poi dicevamo De Burra Loi. De Burra Loi o Viviani, se sta bene, perché no? O anche Viviani, o anche la Boico. Mo, se no. Anche la Lì ci abbiamo quattro buoni giocatori, via per la Serie C. Ok. Viviani, la Boico, fino a lì? No. E qui, non cedendo. Giustamente, giustamente dice Marco, Viviani, la Boico, insieme no. Beh, no. Se no puoi giocare anche Maggiolini, allora. Insieme no. Io faccio sempre la mia porca figura. Dicevo, fino a qui tutto bene, se non parte nessuno, chiaramente. Benissimo. Dopodiché giochiamo Padanè. Carboni. Carboni. Carboni trequartista? Ciccerelli. Non è più un esterno, no. Carboni, secondo me. Lui nasce centrocampista centrale. Che Abbate fa... però lo vede come trequartista. Cioè, come trequartista, spieghiamoci, dietro all'attaccante. Trequartista, diciamo, nella linea dei tre trequartisti, alle spalle della punta centrale. Quindi Padanè, Carboni, Ciccerelli. Ferrante, Donnarumma. Mi sembra che là davanti. Non... Infatti l'abbiamo detto subito all'inizio. E su Mateus dove gioca? Beh, intanto viene dalla Serie D spagnola, no? Quindi mo bisognerà vederlo. Mateus è uno... Però se hanno deciso di asserarlo... È un vice trequartista, anche lui. Sì. Ma secondo me è la seconda punta lui, più che altro. Beh, perché se lui è uno che 4-2-3-1 dobbiamo considerare all'esterno, come parti minimo. Non è che punta l'uomo, non è che va... C'ha le caratteristiche se, un po' di. Se è stato qui in prova, no? Abate, io al di là di questa cosa. No, ma infatti, i brividi della ripartenza dal basso, è un allenatore preparato. Sì, ma l'ho detto anch'io questa cosa. Quindi si è deciso di è stato parecchio tempo. No? È stato parecchio tempo qua. Che nessuno ci ha messo il fucile puntato. Quindi significa che questo ragazzo è pure bravo. Io non l'ho visto mai ancora, perché l'ho visto con immagini con sé, ma ancora lì sa. Forse ecco, già con l'Olympiacos qualcosa possiamo vedere. Secondo me, se sta bene. Proprio fuori classe la squadra Viviani, questo non dicevo. C'è dubbio, è uno che in Serie C ti può far girare la palla in una maniera Viviani, ma anche l'anno scorso che stava male quelle poche partite si vedeva primo tempo di Ascoli, cioè, dove diceva di dare la palla andava, no? E quello già conta. Insomma, la rossa così com'è, tu come la giudichi? A me manca il centravanti. Benissimo, forse due. Vabbè, da sistemare la squadra mia è completa. Mancano i terzini. Mancano i serbi. Perché secondo me Casasola non rimane e Martella non è affidabile. Per tutto se perdiamo anche Casasola comincia a essere un po' pesante. Ma secondo me Casasola non rimane. Io a sensazione mia, non è che ho notizie, però so che ci stanno interessamente il giocatore. A B la fa tranquillamente, no? L'hai visto, anche con una squadra come la nostra. Se vanno via questi due terzini ci prendono altri due, almeno, se non quattro. No, anche perché pensando alle manovre che stava facendo Capozucca prima di essere esonerato, stava andando sui terzini, uno era Zoia e va bene, si sa, ma poi ce n'erano anche altri in bilico, ma di quel di maggio lì non si sa più niente? E probabilmente era un accordo che aveva raggiunto Capozucca. In maggio abbiamo perso pochi soldi dalle voci che forse è stato uno dei motivi un pochino di frizione, no? Perché quello era un ragazzo veramente bravo, perlomeno a livello giovanile. È un ragazzo, poteva fare quello che hanno fatto l'anno scorso i più bravi, no? Raimonda, Maducci, questo è uno bravo. Beh, ma era un'operazione pressoché conclusa, eh? Poi dopo è stata bocciata. Anche perché lì con l'Inter ci abbiamo buoni rapporti. Ma lì è una forse figuraccia. Forse Capozucca. Una figuraccia.
Infatti adesso ritornare su questo giocatore con i rapporti un po' deteriorati con l'Inter comincia a essere un po' problematico. Ma io volevo dire una cosa, no? Perché c'è stata nella conferenza invece del DG Foresti una cosa che a me personalmente mi ha dato fastidio, parlo a titolo personale, sia chiaro. Quando ha detto, e praticamente gli è stata fatta la domanda di perché i giocatori che aveva già bello che fatto Capo Zucca invece alla fine ha detto di no, ha detto perché o costavano troppo o non erano funzionali al gioco dell'allenatore. Insomma, personalmente mi è parsa un po' sgradevole come affermazione. Sì, a me non è dispiaciuto lui, ma quell'intervento su Capo Zucca... Allora, lui in generale no. Una persona... Forse un decisionista che l'anno scorso ci avrebbe fatto comodo, però questa cosa lo sai che si dice sempre, no? Magari non si può dire perché io prendo i giocatori con i contatti che ho io e Capo Zucca li prendeva con i contatti che c'ha lui, perché in realtà è quello. Quindi che cosa devi dire? Dirai che secondo me quelli non erano adatti, sono più adatti miei, è normale. Finché dici quello costava troppo, ci può anche stare, ma che tu dici non so funzionare il modulo dell'allenatore, a parte che non è vero. No, ma certo, cosa grave. Anche perché sicuramente l'avrà concordato con Abate. Anche perché lui, ecco, parlava con l'allenatore, insomma, prendiamo questo. Ecco, insomma, però la risposta è quella che ti ho detto io, no? Era una piccola... Tu prendi i giocatori con i contatti che c'hai tu, il Capo Zucca con i contatti che c'ha lui. Chiaro che cambia il direttore sportivo, cambia tutto, normale. Ma questo vale anche in Serie A. Però certo, tu dici, elegantemente si poteva glissare su questo argomento. Anche Capo è stato preso lo Iacono, che è un giocatore ruvido, per il gioco che vuole fare Abate non è poi il massimo. Anche se come marcatore... in Serie C è uno che la palla attaccante la vede, ma io spero che Abate questa idea balsana l'abbandoni. Varie ed eventuali. Allora, volevo dire un'altra cosa. Quest'anno sono convinto che se la squadra sarà, come posso dire, decente, no, dignitosa, farà un buon campionato. Ho visto l'anno scorso, soprattutto in trasferta, ma anche in qualche partita in casa, un riavvicinamento del pubblico. Se non altro, perché all'inizio del campionato, se vi ricordate, Guida, che aveva mille difetti, era stato onesto, aveva detto quest'anno ci sarà da soffrire. È vero che non c'è stato un grandissimo pubblico in casa, però col Bari eravamo 13.000. Fuori casa c'è stata sempre un'ottima presenza. Quest'anno abbiamo delle trasferte belle, no? Per chi le fa, sono belle. Io non ci vado perché tante volte se no mi tocca scappare via. Mi tocca portarmi una motocicletta che va veloce, però a parte gli scherzi, secondo me è un campionato che potrebbe essere, da un certo punto di vista, è triste perché siamo dei processi in Serie C, ma ci stanno belle partite, belle trasferte, piazze con le quali abbiamo belle rivalità. E io mi ricordo che anche in Serie C ci siamo divertiti, poi con Marco abbiamo fatto anche diverse trasferte insieme, adesso lo ripeto, mi sono un po' invecchiato e non le faccio. Però invece potrebbero essere, se la squadra dovesse andare, certo che se fai un campionato mediocre, un campionato di metà classifica, però se fai un campionato di, non dico di vertice, però che te la giochi, anche perché i playoff, mi pare che, cioè i playoff li fai, momenti li fa quasi l'ultima, se fai un campionato buono ho l'impressione che ci possa essere un riavvicinamento del pubblico. Ho sentito quel giorno col Bari che è stato un grande... Quello, guarda, quello è in dubbio, perché comunque sia si rifà la squadra, no la categoria, no la presidenza, no questo o quel giocatore, per cui io su questo... Ma poi dico, sono belle particolari, no? C'è il Pescara, c'è l'Asco, l'unica, c'è il Perugia, cosa che, c'è il Gubbio... L'unica cosa che a me dispiace molto è che quella chiarezza che tu adesso hai citato, e io apprezzai l'anno scorso, di mettere in chiaro... Che avremmo dovuto soffrire. Quest'anno non c'è stata la stessa chiarezza, mi dispiace perché qui è stato silenzio assoluto. C'è stato silenzio assoluto, ci stanno voci che si rincorrono frenetiche, c'è stato la stessa conferenza stampa di Foresti, cioè Guida stava lì, sembrava grande bastonato, ma sembrava stesse su un altro pianeta, cioè alla fine sembrava il proprietario era Foresti e Guida stava lì, tanto per, e sono tutte cose che da tifoso io soffro personalmente, suppongo anche altri, meno quelli che mi scrivono in privato, c'è ampia, come dire... Qualcuno ha detto, scusate se lo dico, ma è una voce abbastanza, che Foresti potrebbe essere l'espressione di qualcuno... Ma io sono straconvinto che vorrebbe entrare, così. O che potrebbe entrare, o che forse entrerà,
Non so in no, quale quota, se di maggioranza. Perché l'ingaggio delle foreste, sennò che giustificazione c'ha? Perché? Poi insomma era uno. La domanda ce l'avamo fatta, con tutti i problemi c'era la Ternana, si sentiva l'esigenza di prendere il direttore. Poi insomma è uno che ha lavorato bene. E manda via, desonerà uno che ha lavorato bene, stava lavorando bene. Poi cioè, Catanzaro questo ha fatto bene. Per cui è evidente che ci sta qualcosa sotto che noi non sappiamo, ma chi opera per il no, mi ci hai fatto pensare quando bene detto della Ternana dovrebbe aver quel giorno valutato. Foresti sembrava comandare più di guida, dico, sì, no? Ma sembra lui il proprietario, no? Vedi, si muove. Io ho detto ieri sera amministratore delegato camuffato, sì, da direttore generale. Sì. Vabbè, quello che è, chi è chi lui o chi per lui, un po' di chiarezza. Può darsi che in futuro arrivi. Un po' di chiarezza, perché almeno il tifoso si predispone nella maniera corretta, senza farsi né un milione di pippe mentali, dette volgarmente, né un milione di aspettative che poi magari vengono deluse. Ultima cosa, a me le maglie quest'anno mi piacciono. A me, scusate la ripetizione, a me le maglie nuove piacciono. Io è stata la presentazione più triste degli ultimi 5 anni, perché è triste proprio l'atmosfera e questo, sì, mi no, rimarrà dentro, non per cui non ho idea mai. Le viste tu però? Sì, l'ho viste, sono rosso verdi, te lo dico. Devo stare zitto perché in periodo di politica all'incorretto non posso dire nulla di quello che vorrei dire di quella presentazione, te la dico in privato e vedrò. Sulla presentazione io non sono convinto che converrai con me, ho finito il tempo a disposizione. Ti piacciono queste maglie o no? La maglia della Ternana è la più bella del mondo. Infatti non esiste la maglia brutta. Sempre e comunque. Beh, insomma, sempre e comunque. Poi dopo mi piaceva più l'anno scorso, posso dire? Vabbè, questo è un parere, giustamente. È più bella. Va bene. Grazie Gigi Manini, grazie Marco Crisostomo, grazie a voi che ci avete seguiti. Stavolta puntata light, diciamo così. Aspettiamo di vederci un po' più chiaro, perché dire cose senza l'adeguato è un momento delicato, adeguato fondo, ecco, di pezzi d'appoggio, mi suol dire, è meglio di no, tutto a suo tempo. Vi auguro buone vacanze, buon Ferragosto se non ci rivediamo prima. Io non ci sto, perché se permetti vado in vacanza pure io. Ci rivediamo per l'inizio del campionato, perché è un andino più abbronzato però, Beh, comunque sto meglio del solito adesso. Va bene. Ciao.